I Franchi dopo Carlo Magno, Flipped Classroom. Alla morte di Carlo Magno, nell'814, fu davvero difficile mantenere l'impero carolingio unito. L'unico punto di forza legato all'unione dell'impero fu il carisma del grande sovrano Carlo, e tuttavia l'impero era fatto di popolazioni, lingue e tradizioni diverse. Carlo aveva intuito la fragilità del suo impero, e già nell'806 decise di dividere il regno fra i suoi tre figli, che si chiamavano Carlo, Pipino e Ludovico. Ma Carlo e Pipino morirono, e così Ludovico fu il nuovo imperatore per 26 anni, e con molta fatica egli mantenne unito il suo impero. Infatti, tra l'814 e l'840, egli dovette fronteggiare il nipote, figlio del fratello Pipino, che reclamava una parte dell'impero carolingio. Ludovico ebbe contrasti anche con la Chiesa. Egli credeva che l'imperatore, in quanto difensore della cristianità, dovesse essere la figura di riferimento per i sudditi anche dal punto di vista spirituale, e per rafforzare la sua politica, Ludovico emanò la Costituzione Romana, nella quale l'imperatore mise per iscritto le sue idee. Ludovico passò alla storia con il nome completo di Ludovico il Pio, in quanto molto devoto, egli si sottoponeva anche a delle penitenze per ottenere il perdono divino dei suoi peccati. Alla morte di Ludovico il Pio, subito dopo, si verificò un'aspra lotta per la successione. Ludovico aveva designato Lotario suo successore, ma i fratelli non vollero accettare tale decisione, e così si scatenò una guerra tra Lotario da una parte e Carlo il Calvo e Ludovico dall'altra. L'impero franco era ormai in declino. Infatti, ai tempi delle lotte fra Lotario, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, questi avevano chiesto pesanti aiuti ai loro vassalli, che in cambio chiesero sempre più terre, privilegi e autonomia. Nell'842, Carlo il Calvo e Ludovico, che diverrà poi Ludovico il Germanico, suggellarono un giuramento, il giuramento di Strasburgo, che fu un provvedimento mediante il quale i due fratelli in guerra contro Lotario si giurarono fedeltà reciproca. Nell'843 si giunse a una tregua, il famoso Trattato di Verdun, nel quale i tre fratelli si spartirono l'impero franco. E fu un momento cruciale per l'impero carolingio e per l'Europa in generale. Carlo il Calvo prese i territori occidentali, soprattutto l'odierna Francia. Ludovico prese i territori orientali, soprattutto l'odierna Germania, e per tale motivo passò alla storia con il nome completo di Ludovico il Germanico. Ricordiamoci che Carlo il Calvo controllava la parte occidentale dell'impero franco, e infatti questo regno divenne Regno dei Franchi Occidentali, mentre il regno di Ludovico il Germanico è anche noto con il nome di Regno dei Franchi Orientali. Lotario mantenne il titolo imperiale e prese i territori centrali, tra i quali l'odierna Italia centro-settentrionale, dove avremmo trovato il Regno Italico, e ricordiamo anche che avremmo trovato il Papato, o meglio il Patrimonio di San Pietro, che si trovava tra i domini di Lotario. Dopo Lotario, per quanto riguarda la parte centrale dei domini dei re franchi, ci fu una situazione di instabilità, nella quale il successore di Lotario, Ludovico II, fece molta fatica a mantenere il potere ed era continuamente in lotta con i suoi vassalli, quindi è la parte che interessa direttamente l'Italia settentrionale. I vassalli pretendevano che i loro feudi dovevano passare ai loro discendenti e non più ai meritevoli, come aveva stabilito Carlo Magno. E nell'877 Carlo il Calvo ufficializzò tale volere, firmando il Capitolare di Quierzy, un documento nel quale venne stabilito ufficialmente che i feudi dei padri sarebbero stati trasmessi ai figli, quindi Carlo il Calvo, che era il re dei Franchi Occidentali, firmò questo provvedimento che fu importante
ed ebbe delle conseguenze poi in tutta l'Europa feudale. Carlo il Calvo, che nell'875 era riuscito a prendersi anche l'Italia settentrionale e la striscia di terra sotto il patrimonio di San Pietro, quindi le modifiche territoriali erano continue e continue dopo la morte di Carlo Magno. Quindi, tolto il periodo di Ludovico il Pio, che abbiamo visto che è stato molto faticoso per quanto riguarda il mantenimento di tutti i domini dell'impero franco, veramente abbiamo anni e anni di instabilità e di modifiche territoriali continue pian piano col passare degli anni. Alla morte di Ludovico II, i domini carolingi continuarono ad essere teatro di continue lotte e modifiche territoriali fino all'arrivo di Carlo il Grosso. Quindi immaginiamoci che questi regni scaturiti dal Trattato di Verdun continueranno per diversi decenni a smembrarsi ulteriormente, riunirsi, a creare sempre una serie di nuove terre, vecchie terre che spariscono, si inglobano, cioè quindi c'è tutta una serie di combattimenti, di lotte interne e di modifiche territoriali perché furono indotte dall'instabilità politica che si era venuta a creare dalla morte di Carlo Magno in poi. Praticamente abbiamo visto che già Ludovico il Pio fece molta fatica a mantenere unito l'impero franco. Carlo il Grosso riuscì nell'impresa di riunire, seppur per breve tempo, l'impero carolingio dopo anni di lotte interne che, come abbiamo detto, avevano stravolto ulteriormente i confini di questi territori, e quindi ci furono ulteriori modifiche territoriali all'interno dell'ex confine dell'impero franco. Tuttavia, dopo anni di lotte interne, fino all'887, Carlo il Grosso, per un paio d'anni all'incirca, riuscirà a riunire i domini dell'impero franco in un unico sovrano. Però succederà una cosa poco dopo, che conferma appunto nell'887 la debolezza del sovrano e la forza dei vassalli. Ma vediamo un attimino la panoramica generale della nostra penisola, in particolare ai tempi più o meno di Carlo il Grosso. Per quanto riguarda l'odierna Italia, la penisola era dominata anche da altre entità, tra le quali ricordiamo il papato con il patrimonio di San Pietro già menzionato in precedenza, il superstite dominio dei Longobardi, il ducato di Benevento, ma i Longobardi erano anche principi nel Principato di Salerno. Quindi c'erano i principi longobardi di Salerno. Poi c'erano i Romani d'Oriente, che dominavano ancora parte del sud Italia, che non era stato investito dalla valanga longobarda, e quindi c'era ancora qualche rimasuglio del dominio dei Romani d'Oriente. E poi c'era Amalfi, che era uno stato indipendente praticamente. E poi ricordiamo che c'erano gli Arabi, che dominavano la Sicilia, e quindi vi era pertanto una realtà molto frazionata ed eterogenea nell'odierna penisola italiana. Il capitolare di Quierzy ebbe delle conseguenze rilevanti, infatti minò l'autorità centrale e accrebbe il potere dei vassalli, che addirittura nella dieta di Treveri dell'887 fecero deporre Carlo il Grosso, l'ultimo sovrano della dinastia carolingia, che era riuscito, seppur per poco tempo, a riunire tutto l'impero. E dall'888 l'impero si divise di nuovo e in Italia venne eletto Berengario I. Infine, dal 950 al 961 divenne re d'Italia Berengario II di Ivrea. Ma i regni, ormai tutti questi regni, erano sempre più deboli e fragili, e soprattutto dipendenti dall'appoggio dei vassalli. L'ultimo sovrano carolingio regnò in Francia, quindi nei territori dei Franchi occidentali, fino al 987, e si chiamava Luigi V Lignavo. Dopodiché iniziò in Francia la dinastia capetingia. L'epoca d'oro di Carlo Magno era ormai un lontano ricordo, quindi da questo momento in poi dovremo certamente ricordare gli Ottoni nella parte dei territori dei Franchi orientali, che si sostituiranno ovviamente ai Franchi come entità unitaria. Gli Ottoni, ricordiamo Ottone I, che poi riuscirà a sconfiggere gli Ungari,
in una battaglia molto importante. Ovviamente poi ricordiamo i territori che erano stati affidati a Lotario, l'Italia settentrionale, tutta una zona, ormai la penisola italiana, sempre più frazionata. E in mezzo a tutto questo abbiamo ulteriori entità che nascono e invece nella parte occidentale, con i Capetingi, iniziamo ad avere una sorta di vero e proprio regno di Francia. Quindi da questo momento in poi veramente la corona francese è sempre più un elemento consistente che si affaccia in maniera preponderante all'interno della storia medievale europea e in generale della storia.